10 paesi in provincia di Pescara insieme per i bambini con disagio sociale in comune a Pietranico. Sindaci e assessori hanno accolto un progetto proposto loro dall'associazione Onlus Alda e Sergio per i bambini, guidata da Massimo Parenti. È un'iniziativa che è stata accolta in maniera molto positiva, anche perché grazie alla condivisione e all'amicizia che c'è con i sindaci dei paesi limitrofi siamo riusciti a coinvolgere tutte le comunità. E parlo della comunità di Torre dei Passeri, parlo della comunità di Castiglione a Casauria, Pesco Sansonesco, Corvara, Brittoli, Civitaquana, Cugnole e Alanno, che sono tutti paesi a noi, diciamo, confinanti con il nostro territorio. Dal momento in cui mi è stata prospettata questa iniziativa, ripeto, l'ho accolta in maniera molto positiva, perché parla di temi sociali che coinvolgono tutti, che purtroppo abbiamo tutte le comunità. Parla di solidarietà, di tema post-Covid. E oggi è stato un appuntamento importante, il primo appuntamento di condivisione al quale daremo un seguito già nella giornata di sabato. È un'iniziativa che mi interessa in maniera particolare, in quanto io sono molto attento ai problemi sociali e ai disagi sociali che vivono i nostri bambini. La mia attenzione sui bambini parte dalla scuola, quindi e in generale sui bambini e sulle famiglie che possono avere difficoltà nel vivere la vita quotidiana all'interno della nostra comunità. Un progetto che va ad inserirsi in un sistema delle politiche sociali già sperimentato e che raccoglie ben 22 comuni. Noi abbiamo un sistema delle politiche sociali sotto il nome di ECAD, ci uniscono in 22 comuni, abbiamo servizi professionali per la persona, per i minori, per tante iniziative, per il trasporto, siamo sostenuti dalla regione. Quello che riusciamo, diciamo, a sostenere lo facciamo attraverso questa unione dei comuni con dei fondi propri della regione, ovviamente non bastano e quindi queste iniziative valgono, diciamo, molto, sono molto importanti per aiutare determinate situazioni che comunque abbiamo nei nostri comuni.